E anche la settima giornata è ormai andata, è ormai passata, una settima giornata piena di risultati importanti e partirei dall'anticipo del sabato tra Rossanese e Cittanova, un pareggio importante per entrambe, primo pareggio per la Rossanese in casa che finora le aveva vinte tutte le gare allo Stefano Rizzo. Stavolta Cittanova di Mister Crucitti che strappa questo punto importante, sala quota 11, Rossanese ha 10 punti, comunque squadre che stanno e che sicuramente ambiranno ad un buon campionato fino alla fine. Vi ricordo Rossanese con Di Serio tra i pali, Panza, Carrozza, Misuri, Barbieri, Castellano, Buongiorno, Riconosciuto, Bertucci, Falco e Crispino. Cittanova con in porta Spanò, Baiata, Napoli, Condomitti, Gentile, Vietta, Aidar, Raso, Cuzzilla, Coris, Recici, i marcatori riconosciuto per la Rossanese, Condomitti per il Cittanova. Vince il Praia ad Ardore, vittoria importantissima per i ragazzi di Aita, vincono su un campo molto ostico dove si è fermata la Vigor, dove comunque in pochi strapperanno i 3 punti. Due gol, quelli di Grosso e di Maitini, gol di Figliomeni su calcio di rigore invece per l'Ardore di Mister Criaco, partito un po' con il freno a mano tirato, 4 punti in 7 gare, sicuramente non un inizio straordinario, però le squadre di Criaco ci hanno abituato negli ultimi anni a non partire sempre con tantissimi punti, ma poi uscire sempre bene alla distanza, con salvezze comunque importanti. Praia Tortora terzo, anzi secondo in classifica con 15 punti in attesa della Reggio Ravagnese che dovrà recuperare non la settimana che viene ma quella dopo ancora nel turno infrasettimanale il match contro l'Isola, quindi poi vedremo quando recupererà la classifica diciamo definitiva, però 3 punti quelli di oggi veramente importanti. Peraltro Rendic in porta, difesa con Gonzales, Garcia, Carbaio, Grosso, Bert, Maitini, Carrozzino, Osso, Rivadero e Petrone, quindi un 3-4-3, strano perché di solito gioca con la difesa a 4, Aita oggi evidentemente ha schierato la difesa a 3. La Vigor strappa una vittoria importante a Bocale di misura 1-0, 3 punti preziosi. È vero che il Bocale di Saviano quest'anno è partito un po' male, con 6 punti in 7 gare, qualche difficoltà di troppo, però Vigor Lamezia che in trasferta non sta sicuramente passando delle partite così semplici come è normale che sia, il campionato è molto equilibrato, molto difficile. Vigor comunque prima in classifica a quota 17, quindi ecco, inizia a macinare punti per allungare sulle altre e cercare di spiccare il volo verso la vetta di questo campionato. Decisivo il gol di Condemi. Tra l'altro ben due espulsi nel finale, Arribilaga per il Bocale, Denisi per la Vigor, un Bocale con in porta Druetto, Barnowski, Silipigni, Zagolo, Titto, Arribilaga, Maesano, Tavano, Tomasi, Valente, anzi Tavano, Valente, Meduri, Palmieri e basta. Vigor Lamezia con invece in porta Ianni, Sicoli, De Fazio, Rodriguez, Ruano, Denisi, Bernardi, Curcio, Costanzo e Egir, Condemi e Spanò, questo quindi l'undici di mister non mi viene in mente il cognome. Vabbè, mi verrà in mente tra pochissimo. Andiamo avanti perché impattano 0 Fanello comunque. Impattano 0-0 Brancaleone e Soriano, un punto importante per entrambe, Soriano che mira l'alta classifica, ha fatto anche colpi nell'ultimo periodo di esperienza, di spessore. A quota 11 sicuramente l'obiettivo sono i playoff, quantomeno un podio, vedremo un po' dove si potrà arrivare. Comunque pareggio su un campo difficile, Brancaleone che sta facendo bene, 11 punti come il Soriano, in casa sicuramente ha fatto buone prestazioni, ha fermato la Palmese. Diciamo che parliamo di una squadra importante quantomeno in questo inizio di stagione e lo vorrà poi confermare. Brancaleone con in porta Morabito, Galletta, Gonzales, Tuscano, Patea, Libri, Galletta Simone, Guerrisi, D'Agostino e Violi. Soriano con Palumbo tra i pali, Scuticchio, Rodriguez, Clasadonte, Dascoli, Baggini, Staropoli, Cabrera, Fioretti, Salvador e Giurlanda. Quindi questo l'undici di mister Giovinazzo.
Proseguiamo perché il Castrovilla vi strappa 3 punti importanti a San Luca. Oggi al Mimmo Rende vittoria non così scontata. È vero che i ragazzi di Lanzaro sono in estrema difficoltà, ancora a 0 dopo 7 gare, però per il Castrovilla di Caruso pure non è un momento così straordinario. 9 punti in classifica, sarà un percorso duro per arrivare alla salvezza quantomeno tranquilla, quindi ecco, questa vittoria darà certamente morale per il proseguo del campionato. Vi ricordo gol di Marchionna, Ciazzi Nicolau e Niare, e Aquino, scusatemi, per il Castrovillari, Niare invece per il San Luca. Castrovillari con in porta Ammirati, Tedesco, Ciazzi Nicolau, Continente, Novello, Perez, Giaquinto, Pinedo, Surace, Segura e Abaci. San Luca con in porta Bottino, Campagna, Strumia, Cocanzo, Pisacreta, Ortis, Catalani, Allende, Niare, Baena e Trabella. Proseguiamo perché vince l'Isola contro la Gioiese, scontro di alta classifica, 3-1 per i ragazzi di Gregoraci, una vittoria importante in casa. Isola quota 11 con ancora una gara da recuperare. Gioiese ferma invece a 5 punti, sicuramente tanti alti e bassi. È vero che ci sono anche da considerare i 2 punti di penalità, però a parte qualche vittoria, diciamo qualche exploit, in questo momento la squadra non si trova in un momento, diciamo, felicissimo. Però ci sarà ancora tempo per ripigliarsi e centrare questa salvezza. Isola con Mercuri in porta, Federico, Leone, Kerve, Cavore, Malic, Dramè, Lettieri, Lentini, Palermo e Fofana. Vi ricordo le marcature di Lentini doppietta e Fofana per l'Isola, Tossi invece per la Gioiese. Andiamo verso le ultime battute di questo campionato, il 2-2 tra Palmese e Reggio Lavagnese, scontro di altissima classifica, due squadre importanti che lotteranno per i primissimi posti di questo campionato, un punto che può accontentare entrambe. La Reggio Lavagnese comunque affrontava una trasferta molto difficile. Palmese che forse aspirava un po' di più ai 3 punti perché arriva da risultati non straordinari, tanta discontinuità, pochi punti finora raccolti, solo 9 in 7 gare, già a meno 8 dalla Vigor Lamezia, quindi forse erano più attesi 3 punti proprio per i ragazzi di Mister Zito. In gol con Romano doppietta invece di Cordova per la Reggio Ravagnese, Palmese con Marino in porta, La Villa, Guerrisi, Andreano, Bianchi, La Vecchia, Gioia, Sapone, Romero, Zampurakis e Romano, quindi doppietta di un classe 2007. Loggia Lavagnese con Currà in porta, Maesano, Zuccalà, Di Biase, Foti, Cordova, De Leon, Urruti, Baldé, Puntoriere e Arcudi. E chiudiamo con lo 0-0 di Rende, tra Rende e Paulana, punto importante per entrambe, soprattutto poi per un Rende che quest'anno dovrà pensare a salvarsi, attualmente a 2 punti in classifica, quindi partenza anche qui molto molto a rilento, ed è un punto che può dare fiducia. Polana che sarà a 13 punti, quarta in classifica, sta facendo bene. È vero che oggi si poteva aspirare anche a qualcosa in più, però non è da buttare questo pareggio. Vi ricordo prossima giornata in cui si affronteranno Cittanova e Ardore, Preatortola Isola, Gioiese Palmese, Paulana Bocale, Reggio Ravagnese Rende, San Luca Rossanese, Soriano Castrovillari e Vigor Lamezia Brancaleone, quindi una giornata molto impegnativa. Andiamo nel girone A di promozione 1-1 tra AEK, Crotone, Soccer, Montalto. Si ferma il percorso importante che ha fatto fino a questo momento l'AEK tra le mura amiche, dove ha sempre raccolto risultati di alto profilo, però ecco, seppur si affrontava una squadra di basso livello, tra virgolette, classifica alla mano, però parliamo di una squadra sempre molto ostica come quella di Mister Pignataro, quindi non era semplice. Soccer comunque a 5 punti, salvezza che sarà dura da centrare, oggi è un punto però da prendere con entrambe le mani, mi viene da dire. AEK a 12 punti, sempre in piena zona, in piena corsa per raggiungere i playoff, che poi è fondamentalmente l'obiettivo di questa stagione. Vi ricordo le formazioni: godono in porta per l'AEK, Bianchi, Cosenza, Bruno, Parise, Cimino, Arabia, Dolce, Leto, Russo e Potenza.
So che invece con Pasqua in porta, Abruzzese Faiusè Mammone, 5 Altomare, Benvenuto, Raimondo, Leporace, Freixa e Pagano. Le marcature di Russo per la IK e Pagano invece per la Soccer. Vince l'Altomonte contro il Mesolac in questo scontro di alta classifica perché entrambe puntano a un campionato importante, in particolare l'Altomonte tra le mura amiche strappa 3 punti d'oro, stacca di 4 lunghezze il Mesolac perché i ragazzi del Mesolac si ritrovano a 10 punti, Altomonte di Mister Pascuzzo a 14, quindi inizia la rincorsa alle due battistrada che in questo momento stanno spingendo molto forte, ovvero DB e Trebisacci. Vi ricordo, grazie a Dio, e Riga a segno per l'Altomonte, Mesuraca con in porta Pablo, Chiarella, Tassoni, Basile, Liviera, Lorecchio, Pedrigno, Costa, Covriaca, Colosimo e Gaspar. Parliamo anche del pareggio tra Amantea e Malvito, tanti 1-1 in questa giornata, ben 5 su 8, quindi direi tanti pareggi in questo senso, 1-1 tra Amantea e Malvito, squadre che puntano a fare un campionato tranquillo, soprattutto il Malvito da neopromossa. Entrambe sono a 5 punti, l'Amantea però ha una gara in meno da recuperare, però un pareggio che alla fine ci può stare per entrambe in questa corsa alla salvezza. Vi ricordo Trento a segno per l'Amantea, Ferrer invece per il Malvito, un Amantea con in porta Cortaberria, Ienco, Manelli, Genta, De Stefano, Pierri, Biua, Perri, Trento, Politano e Gimenez. Malvito invece con in porta Di Stasi, Termine, Tomasi, Del Popolo, Sissé, Orientale, Orsino, Ferrer, De Rose, Citrigno e Mazziotti. 1-1 anche tra Cotronei e Trebisacce, quindi il Trebisacce pareggia in trasferta su un campo molto difficile perché quest'anno il Cotronei, a differenza dell'anno scorso, può veramente sorprendere e fare un ottimo campionato, 11 punti a ridosso della zona playoff, quindi l'inizio ne è una dimostrazione. Trebisacce, come detto, a 17, ottimo percorso finora e quindi sicuramente c'è da essere soddisfatti fino a questo momento. Marchionne a segno per il Cotronei, Vodanovic invece per il Trebisacce. Pareggia anche la DB che resta quindi a pari punti proprio con i ragazzi di Maluc, 17, 1-1 contro il Sersale, scontro ad altissimo tasso di difficoltà perché comunque il Sesale stesso è un po' più indietro in classifica, ha 11 punti, però ha una squadra forte, lotta per vincere il campionato, quindi un pareggio in questo senso strappato a Luzzi importante. Vi ricordo i gol di Francisco per il Sersale, Nicoletti invece per la DB, tra l'altro raggiunto proprio nei minuti finali di partita. Tassoni in porta per il Sersale, Tutino, Cassaro, Costa, Scalise, Massari, Francisco, Capuano, Cabrera, Nesticò e Caliò. Questo l'undici di mister Galati. Vince la Juve in Ilia 1-0 contro il Cassano, scontro per la salvezza, decisivo Moauro, 3 punti importanti in casa che permettono di agganciare proprio il Cassano in classifica, quota 7, e quindi di stazionare nella parte tranquilla di classifica, anche se ovviamente il percorso è ancora molto lungo. Altro 1-1 tra Morrone e Vierende, scontro derby, diciamo, dalle parti di Cosenza. Forse la Morrone poteva aspettarsi qualcosa in più, visto che sta facendo bene, è al terzo posto a pari punti con l'Altomonte a 14 e pareggio con una squadra penultima a soli 4 punti, che non ha ancora vinto in campionato, quindi forse qualcosa in più ci si poteva aspettare, però ci può stare anche questo tipo di passo falso. Tra l'altro Vierende è rimasto anche in 10 per l'espulsione di Thorman e che va a segno con Annone, scarnato invece in gol per la Morrone. Una Morrone con in porta Pellegrino, Sarpa, Imbrogno, Garritano, Scarnato, Pansera, Galeano, Barbieri, Petrone, Prete e Amendola. Rende con in porta Gualtieri, Muia, Chidichimo, Perrotta, Thorman, Bria, Casciaro, Annone, Domanico, Gaudio e Tuoto. E altra squadra che non ha ancora vinto quest'anno è lo Scalea, che perde in casa contro il Campora 2-0, decisivi gol di Perez e di Nievas per i ragazzi di Mister Aceto, che strappano 3 punti d'oro in chiave salvezza, salendo così a quota 8. Scalea invece ferma ancora un punto con 16 gol subiti, peggior difesa, peggior attacco, un solo gol fatto, e diciamo che la situazione è veramente disastrosa. Un po' come Saluki in eccellenza, squadra in grande difficoltà. Scalea con in porta Martorelli, Jara, Uzzante, Massaro, Olivera, Villasmil, Grosso,
tufo, bruzzese, la gatta e chiappetta. E quindi questo per quanto riguarda la giornata corrente. Vi ricordo la prossima giornata vedrà in campo Mesolaca Juvenilia, Malvito Altomonte, Campora Mantea, Derby, Cassano Sivari, Stibi Rossoblu, Rende, Scalea, Sersale AK Crotone, Soccer, Montalto, Cotronei e Trebisacce, Morrone. E andiamo in chiusura con il girone B, partendo dagli anticipi del sabato. Due gare si sono giocate infatti sabato, quella tra Bovalinese e Guardavalle, vittoria per i ragazzi di Mister Frascà che incamerano altri 3 punti d'oro, Bovalinese a quota 10, in corsa per la salvezza, e devo dire anche in una bella corsa per la salvezza perché sta facendo bene da neo promossa. D'altro canto Guardavalle pure neopromosso che è fermo a 5 punti in piena zona playout e perde questo scontro diretto esterno, decisivo il gol di Carbone per la Bovalinese. Vince il merito a Caraffa, un Caraffa in grande difficoltà, quello di Mister Stanizzi, perde in casa 3-1, scontro salvezza, classifica alla mano. Per quanto il merito in Coppa stia facendo benissimo, poi in campionato purtroppo ha subito tante sconfitte, però oggi vittoria che lo porta a 6 punti, quindi a poche lunghezze dalla Pro Pelero che attualmente è salva. Caraffa invece fermo all'ultimo posto a 2 punti. Vi ricordo Caraffa in gol con Cossu, i gol invece di Dorkis, Ioni e Sivori per il merito di mister Cormaci. Vince il Maida, batte 2-0 il Bianco, vittoria importante per una squadra che come l'anno scorso sta stupendo, secondo in classifica 13 punti. Anche l'anno scorso con Mister Stranger si fece molto bene fino a dicembre inoltrato, poi ci fu un calo e quest'anno sembra che si voglia replicare. Bianco a 10 punti, ormai ha subito diverse batoste nell'ultimo periodo dopo un ottimo sprint iniziale, però resta sempre in una posizione di classifica più che riguardosa. Vi ricordo i gol di Udicelli e Gullo per il Maida, che in porta ha schierato Rubino, Torchia, De Martino, Romagnuolo, Michienzi, Crespo, Iudicelli, Junior, Ansu, Cesana e Scalese. Bianco con in porta Cotroneo, Nicita, Loccisano, Libri, Siciliano, Maviglia, Impallari, Puro, Mammoliti e Lupo e Simigliano. Simigliani, questo l'11 del Bianco. Vince la Deliese, che attualmente è prima in classifica, a 15 punti, in attesa poi della Virtus Rosarno, che comunque non la può raggiungere, però sicuramente può accorciare in classifica eventualmente, lo può raggiungere lo stile Monasterace, che anch'esso poi ne parleremo, non ha una partita in meno, diciamo, però Delisi che sta facendo veramente bene, quest'anno potrebbe veramente essere la sorpresa, vittoria contro l'Africo, squadra comunque che sta facendo un discreto percorso, 10 punti in classifica in 7 gare, vi ricordo gol di Angulo e di Aiello per la Deliese, Bruzzaniti invece per l'Africo. Vince anche il Gioiosa, batte il Valgalli con uno scontro diretto per i primi posti, entrambe squadre molto ambiziose. Con questa vittoria il Gioiosa sale a quota 13, staccando quindi il Valgallico che è fermo a 12 punti, entrambe comunque in zona playoff, e curioso di vedere poi alla fine dove arriveranno queste due importanti realtà. Decisivo il gol di Cecere per il Gioiosa. Andiamo a questo punto a parlare di Pro Pellaro perché arriva una vittoria preziosissima quest'oggi in casa del Melicucco scontro salvezza. Melicucco ferma quota 4, Pro Pellaro che sale a 8 punti. I ragazzi di Verbaro in trasferta fanno un blitz importante perché ecco, sono punti questi che pesano molto anche alla lunga in un campionato così difficile ed equilibrato. Doppietta di Sapone, decisiva, gol di Artusi invece per il Melicucco. Finisce 1-1 invece tra San Nicola Chiaravalle e Capovaticano. I ragazzi di Surace si fermano in trasferta, sono a 10 punti, diversi punti dalla vetta, però la classifica è cortissima, quindi si può ancora recuperare terreno dalle prime della classe. Si ferma sul campo di una squadra non partita benissimo, quella di Mister Sisi, ma che comunque vuole salvarsi tranquillamente. Penso abbia tutte le carte in regola per poterlo fare. Decisivo il gol di Barlo per il San Nicola Chiaravalle, piccolo peraltro per il Capo Vaticano, che è il portiere, quindi riesce a segnare, diciamo, il portiere che peraltro non è neanche così tanto alto, non è un Marino della Palmese che è alto 5 metri e mezzo, però è riuscito a fare gol lui, quindi
ottimo per il Capo Vaticano. Vi ricordo Grasso in porta per San Nicola Chiaravalle, Tascone, Risoleo, Gasperin, Clemente, Bigongiali, Buzzi, Corigliano, Barolo, Laria e Tassone. E vi ho citato Stilo Monasterace e Virtus Rosarno, che alla fine non si è conclusa, sospesa dopo 25 minuti per un'aggressione al direttore di gara. Ora c'è da capire le dinamiche, è inutile fare speculazioni perché non lo so, e quindi poi vedremo il referto dell'arbitro, il giudice sportivo cosa deciderà, e da lì poi si commenterà l'accaduto, diciamo, o comunque le decisioni del giudice sportivo. Siamo in attesa però di capire il futuro di questa partita. Vi ricordo, prossima giornata in cui si giocherà Melito De Liese, Valgallico Maida, Africo, Gioiosa Ionica, Bianco Bovalinese, Capo Vaticano Stilo Monasterace, Guardavalle San Nicola Chiaravalle, Propellaro Caraffa e Virtus Rosarno Melicucco. Chiudiamo qui definitivamente con la prima categoria. Partiamo dal girone A, riposa la Kratos Bisignano, vince 2-0 il San Lucido contro il Bisignano, 2-1 tra Diamante e Temese, la Lucchese vince 2-1 sul campo della Geppino Netti, 2-2 tra Audace San Marco e Roggiano, vince il Fuscaldo sul campo del Mirto 1-0, 3-4 dall'Altre Bisacce Acre Academy e il Range Scogliano vince 1-0 sul campo dello Spezzano Albanese. Nella Gione B ha riposato la Rocca di Neto, vince il Marca 5-2 sul campo dell'Audace Decollatura, 3-2 tra Bruzium e Silana, lo Scandale vince in trasferta 2-0 a Cutro, 4-0 tra San Marco e San Mango e San Fili e tra Real Cosenza e Garibaldina, stesso risultato. La Cus Cosenza vince 3-0 in casa del San Mauro Marchesato e Stella Azzurra Silana città di Cino Marina 1-0. Nella Girone C riposa il Taverna, vince 2-0 il Pizzo contro il Sant'Onofrio, Promosport Bivongi 1-0, Soverato e Real Montepaone 0-0, il Piscopio vince in trasferta 3-2 sul campo della Palermiti. L'Area Fabrizese vince 1-0 in casa del Prasar, 2-2 tra Losarnese e Stella Mileto e la Siersalese vince 4-0 sulla Laureana. Chiudiamo con il girone D, il Gallina vince 7-2 in casa del San Gaetano Catanoso, il Polistena batte 1-0 il Città di Siderno, Campese Lazzaro 1-0, Gallinese Accademia Ardore 2-0, Bovese Catona 2-2, Rizziconi Italianova 1-1, la Bagnanese vince 2-0 Roccella, e il Siderno batte 3-0 il Gebbione. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.